L'Associazione Sanità e Vita presenterà al direttore generale dell'ASP di Cosenza, Gianfranco Scarpelli, alla Regione Calabria, un progetto per la riorganizzazione del pronto soccorso della Casa della Salute di Praia a Mare. Ed ecco di cosa si tratta. Chiederemo dei medici presenti, dei medici che siano capaci di intervenire per la stabilizzazione del paziente, cosa che adesso non è possibile, una rete di emergenza-urgenza che possa funzionare come si deve e naturalmente i servizi già esistenti devono rimanere con tutta una serie di ambulatori e poi stiamo puntando anche sulla lungodegenza. Vorremmo anche che ci sia un reparto che si occupi dei disturbi alimentari. L'iniziativa è il frutto dell'incontro tenutosi il mese scorso tra l'Associazione Alto Tirrenica con sede a Tortora e il direttore dell'azienda sanitaria Gianfranco Scarpelli. Il direttore Scarpelli, in un incontro che abbiamo avuto come associazione, ci ha detto che si è reso conto che in realtà qui a Praia alcuni errori sono stati fatti, che ci sono delle criticità. E allora si sono resi conto appunto che devono intervenire. L'Associazione Sanità e Vita è pronta a mettere in campo anche un altro progetto, la carta dei servizi che dovrà essere fornita a tutti i cittadini. La carta dei servizi deve informare di tutti i servizi che sono presenti nel CAPD di Praia, quindi quali sono gli ambulatori, quali sono i numeri di telefono, quali sono i medici presenti, gli orari, come prenotare, quindi informare appunto di tutto quello che è esistente in modo tale che il cittadino non brancoli nel buio, ecco. È un servizio necessario perché effettivamente attualmente non si sa nemmeno di quello che c'è e che non c'è nel CAPD.